Ragazza ferita alla testa a Sant'Anastasia, fermati 19enne e 17enne colpi di mitra e rivoltella sulla folla, almeno 10 colpi sparati davanti al bar di Piazza Cattaneo. La ragazza colpita stava mangiando un gelato. Nel locale c'era una festa con tanti bambini. Pierluigi Frattasi, immagine d'archivio. Due ragazzi 19 e 17 anni arrestati dai carabinieri, ritenuti responsabili dell'all'esterno bar Piazza Cattaneo a Sant'Anastasia, in provincia Napoli, avvenuta ieri sera, martedì 23 maggio, a cui sono rimaste ferite una bambina 10 anni, colpita alla testa da un proiettile al naso mentre mangiava gelato, e sua madre, ferita all'addome. Sparatoria al bar. C'è stata una festa in gelateria là, avvenuta con una pioggia di con un mitra, sarebbe partita da uno scooter su cui si trovavano due giovani, in direzione del bar della piazza dove la famiglia stava mangiando un gelato. Nella gelateria, come è poi emerso, era in corso una piccola festa con una decina di bambini di circa 12 anni. Anche il fratello di 6 anni della ragazza era nel locale al momento della ed è rimasto illeso. I carabinieri hanno acquisito i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Il 19enne arrestato si chiama Emanuele Civita, ed è stato poi arrestato a seguito un decreto fermo indiziato reato emesso dalla Procura Distrettuale della Repubblica Napoli. In serata si è arreso anche il 17enne. Il bambino ferito è stato operato all'ospedale Sant'Obono e rimane ricoverato con prognosi riservata. La madre è ricoverata all'ospedale Cardarelli e le sue condizioni non destano preoccupazione. Un 19enne arrestato per l'attentato nel pomeriggio oggi, la compagnia dei carabinieri del Castello Cisterna, al termine delle immediate e ininterrotte indagini sul brutale intervento a fuoco avvenuto nella serata ieri, svolte sotto diretto coordinamento Direzione Distrettuale Antimafia Napoli e Procura Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni Napoli, ha eseguito un decreto fermo d'indiziato a delinquere, emesso dalla Procura Repubblica presso Tribunale Napoli di Dià nei confronti un 19enne. Quanto gravemente indagato dei reati tentato porto arma illegale in concorso, commesso intorno alle 23 piazza Ammiraglio Carlo Cattaneo nel comune Sant'Anastasia. In serata è stato emesso anche il decreto fermo d'indiziato del reato, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni Napoli, nei confronti del 17enne in quanto gravemente indagato dei reati tentato e porto abusivo un'arma in gara. Sono esplosi almeno 10 colpi con revolver e mitra secondo la ricostruzione degli inquirenti. I due giovani, a bordo di uno scooter in movimento, avrebbero esploso almeno 10 colpi nella piazza dove si trovavano cittadini e avventori di alcuni bar e gelaterie. Le armi utilizzate, revolver e un mitra, sono state prima sfoggiate dai due giovani con atteggiamento aggressivo e poi utilizzate in successivo passaggio a bordo dello scooter, sparando verso il piazzale. Famiglia scioccata mentre